Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno ragazzi, buongiorno. Zazzaroni ragazzi sta impazzendo. Fate una tinta, Zazzarone, fatela una tinta. Per cortesia, fate una tinta, magari così un po' di cervello lo acquisti. Fate una bella tinta. Comunque sta impazzendo. La possibilità, e dico possibilità, e secondo me è molto remota, che Allegri lasci la Juventus, lo sta destabilizzando, gli sta mandando il cervello in pappa. E quindi parla, addirittura dice sarebbe una cosa molto incredibile, pazzesca, che la Juventus voglia disfarsi di Allegri, come se Allegri in questi anni ci ha regalato successi a Gogò e soprattutto la crescita. Perché parliamoci chiaro ragazzi, a noi non è che alla fine gli scudetti possono arrivare come non possono arrivare, per l'amor del cielo. Non è detto che devi vincere, non è obbligatorio, nel senso che non è detto, ci sono anche gli avversari. Ma la crescita quella è fondamentale, l'essere attaccati alla prima, essere competitivi, avere perso lo scudetto per un'inerzia, per un paio di punti, per tre punti, no, così, proprio tre anni dove non si è fatto nulla, ragazzi, non si è fatto nulla. La mia protesta nasce da questa situazione, non si è fatto nulla. I moduli che ora sento parlare che Allegri vuole cambiare il modulo, vuole fare questo 4-3-3, ma i moduli ragazzi sono semplicemente numeri, perché se non hai tu l'atteggiamento, se non hai i movimenti senza palla, se non hai l'aggressività, se non hai i cosiddetti occhi della tigre, non servono a nulla. Puoi mettere 5 attaccanti, 6 attaccanti, 7 attaccanti, ma se non hai il giro palla, se non hai le giuste manovre, se non hai fatto scuola durante la settimana e quindi non ti sei allenato, non serve, non fai soltanto confusione. In siciliano si dice food e malavendita, fai confusione e senza vendere nulla, capisci? Quindi il problema è questo, a noi manca un insegnante e quindi Zazzaroni che parla come cosa incredibile. Cosa incredibile di che? Cosa incredibile di che? La cosa incredibile è che abbiamo mandato due allenatori che hanno vinto e ci stiamo tenendo un allenatore che non ha vinto, con uno stipendio grandissimo, con uno stipendio altissimo. Gli abbiamo fatto il mercato che voleva lui fino allo scorso anno, abbiamo speso tanti soldi e non abbiamo acquistato nulla. Non abbiamo conquistato nulla, nulla, nulla. E ribadisco un'altra cosa, riagganciandomi al discorso di ieri per quanto riguarda l'allenatore. Io ragazzi sconti non ne faccio a nessuno, sia ben chiaro, qualora, in fase remota, qualora dovesse arrivare un altro allenatore, io sconti non ne faccio a nessuno, sia chiaro, non ne faccio a nessuno sconti. Ma è perché arriva un altro allenatore, io mi posso permettere l'uso di aspettare 2-3 anni, nonostante ci sono le macerie. Se io mi devo prendere un altro allenatore, questo già mi deve garantire di essere competitivo al massimo. Competitivo al massimo. Perché appunto siamo la Juventus. Le parole di Padovano che ho messo nella community, ragazzi, quelle sono legge. Quello è legge. Alla Juventus devi puntare per vincere. Ribadisco, poi ci riesci o non ci riesci, fa parte dello sport. Ma devi puntare per vincere. Non è possibile parlare sempre di terzo posto, quarto posto, qualificazione Champions. Ha ragione Padovano. Entra nella mente dei giocatori che poi alla fine mollano. E alla fine dice la società, l'allenatore ci dice sempre questo, quindi non c'è bisogno che facciamo quel passetto in più, perché ci devo mettere la gamba per andare a recuperare una palla, visto e considerato che abbiamo 10 punti dalla quinta, perché devo fare questo sacrificio? Lo capite dove voglio arrivare? Tenere il giocatore sulla corda, ma guardare l'obiettivo avanti è fondamentale. Ma queste sono veramente cose banali, non è che sono cose che ci vuole un arco di scienza per capire, sono cose banali.
Soltanto lui stravolge la banalità. Soltanto lui. Quindi, caro Zazzeroni, vatti a fare una passeggiata, soprattutto vatti a fare una tinta, così ti riprendi un po' di cervello che hai lasciato strada facendo. Come te, tutti gli altri allegriani. Ragazzi, un abbraccio qui da Siracusa, sempre operativi, ma si c'è ingazzati fino alla fine Allegria 8.